parole e musica per raccontare la Shoah. A San Salvatore Telesino gli studenti hanno celebrato la giornata della memoria. Vediamo. Parole e musica per un unico ricordo, testimoniare che cosa ha rappresentato la Shoah e cosa significa non dimenticare ancora oggi la giornata della memoria. Una rappresentazione ospitata nella sala ex conferenze di San Salvatore Telesino che ha visto protagonisti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale San Giovanni Bosco e dell'Istituto Carafa Giustiniani, sensibilizzati dai docenti e dai dirigenti scolastici Antonio Gualdiero e Bernarda De Girolamo. Poesie e pensieri per ricordare gli ebrei trucidati nei campi di concentramento nazisti, danze, balletti, coreografie con il nastro. Una celebrazione non rituale per riflettere su quanto avvenuto al di là dei cancelli dei campi di concentramento e di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale. Cori e brani eseguiti con strumenti, una iniziativa che ha permesso di pensare alle atrocità commesse, affinché il ricordo rimanga sempre vivo e si diffonda consapevolmente tra le nuove generazioni. Una mattinata ricca di emozioni molto forti, soprattutto al suono del silenzio, un silenzio che ha parlato e ha fatto vibrare le anime dei presenti.